Allora, c'è la nostra coproduzione con gli amici di New Sound, sì, scusatemi, NSL, New Sound Level, la banda di 087, Cristian Lelli, Pino Soda, Marco Baldini, Bruno Stazione, poi non potrei dimenticarmi qualcuno. No, no, 087, tutti qua. Categoria show. Ed è il primo esempio di coproduzione radio-televisiva locale, perché credo che non sia mai stato fatto che una radio locale producesse un programma coprodotto con una radio di Roma. Le passo il mio. Anzitutto vorrei chiamare tutti, che c'è tutto lo zoo, il circo, Bobba Licione, Bruno Stanzione, Angelo Di Palma, poi arriverà Marco, perché stiamo in tanti. Allora, innanzitutto 087 Show nasce per caso, vince pure per caso, secondo me, da questo punto di vista qui. E è stata da sempre un crazy talent, quindi la possibilità comunque sia di andare a scovare i talenti un po' più folli ma ispirati. Dobbiamo ringraziare tantissimo il 3570, perché avevamo tutte le sere tre taxi con le telecamere che andavano a rimediare in giro le persone più folli, e qui c'è la rappresentanza del Duca 40, logicamente, che è un tassista molto particolare, quindi grazie al 3570. Grazie a New Sound Level, che è l'FM che ci ha sostenuto, al canale 88 di NSL TV, al fatto che abbiamo spesso rotto, come diciamo noi, le palle, scusate, a Radio Rock, perché noi arrivavamo, qui c'è anche il direttore Emilio Pappagallo, entravamo dentro Radio Rock facendo immersione, ma soprattutto un grazie anche all'altro editore, mio socio, Giuseppe Soda, che sta là dietro, eccolo là, non si fa mai vedere, ma con lui condivido qualsiasi cosa. Eccolo. E l'ultimo, lo sai una cosa, Fabrizio? Dimmi. È la prima volta... Io non è capitato già come editore, come per la prima volta come conduttore, però è la prima volta nell'edizione di Microfoni d'Oro che vince un microfono d'oro Marco Baldini. Marco Baldini! È un mito, vero? Allora, ciao a tutti, buonasera. Alla mia età l'unico premio che ambivo a vincere era quello della bocciofila della Toscolana, e invece grazie all'editore Cristian Lelli ho contribuito nel mio piccolo a dare lustro a questo premio importante. Grazie a tutti. Stanzione Di Palma, grande. Due storici. Grazie a tutti, e come Marco lo sa, per quanto riguarda i figli unici, come sempre ringraziamo il nostro boss Marco, che sarà un compagno d'avventura, oltre a tutti quelli che hanno contribuito a questo programma. E per quanto riguarda i figli unici, questo terzo microfono d'oro, o quarto, non mi ricordo, è sempre dedicato a Simone Tuttobene. Vai, è anche la direttora. Ah, buonasera a tutti. Sì, come Erika Menghi. Grazie Fabrizio. Un gruppo incredibile che ho dovuto un po' domare da dietro le quinte, ci siamo riusciti, ma chissà. Comunque abbiamo sfornato un talento come Bobba Licione, quindi siamo felicissimi per questa edizione, super orgogliosi. Bravo Bob! Ringrazio NSL Radio TV per l'occasione che mi ha dato e per avermi accudito proprio con affetto, dalla redazione alla direttura a tutti i conduttori. Mi sono sentito veramente a casa mia, e spero di rimanerci ancora, insomma. Col brano Annamos a Fatto Tost ho vinto questa edizione, e spero che vada avanti nel futuro. Grazie a tutti. Editore, chi premierà questi ragazzacci? I ragazzi di... Aggiungo solo una cosa, scusa, ci hanno dato il premio il microfono in finto oro, se non c'ero io ve lo davano d'oro. Grazie. I ragazzi di Zara vengono premiati dal dottor Igor Di Giulio, della Di Giulio Costruzioni, che è qui presente, se lo chiamate. Ecco, dovrebbe venire qua, dottore, grazie. Adesso è un po' lunga. Di Palma, lei non ha parlato, è emozionato, è timido, un po' timido. Angelo, che quest'anno si è sdoppiato, sì, sia con no, Zara quest'anno, che col suo programma in radio. Ringrazio sia Nicola sia il nostro buon Christian, e niente, che devo dire, hanno detto tutto loro, io sono d'accordo su qualsiasi cosa dicono loro, a me mi trovate sempre d'accordo. Grazie a tutti per questo premio, grazie. No, stava zitto perché gli hanno detto di qualcosa di intelligente. Allora, eccola lì. Premio Zara 87. Grazie. New Sound Level NSL TV. E questo è condiviso con New Sound Level NSL TV. Grazie anche a Nicola Caprera e a NSL. Grazie, poi sono stato ospite anche io della vostra edizione. Grazie, grazie Fabrizio, grazie a tutti.
Grazie. Un abbraccio a Cosetta. Zara 87 Show.